ci troviamo qua a Brindisi in un posto veramente fantastico, speciale. Per quanto riguarda il match di oggi è una partita molto, molto dura, perché nessuno ci regala niente, in campo hanno sempre due squadre e poi chiaramente si sa, cioè il Brindisi oggi probabilmente è l'ultima spiaggia, quindi noi non avremo vita facile, ma siamo Messina, quindi giochiamo, se giochiamo la Messina non ce n'è per nessuno, ce la giochiamo, sarà una bella battaglia per tutti, forza Messina tutti quanti. Penso di che della partita meglio non pensare, però ce l'ho una mia idea, vediamo se si realizza, 90% si realizzerà. La 29esima giornata di Serie C Now passa dal Franco Fanuzzi in un match tutt'altro che scontato tra Brindisi e Messina, due squadre con due situazioni di classifica differenti. Il Brindisi al momento occupa l'ultima posizione a quota 17 punti, una vittoria che manca da fin troppo tempo, per la precisione dal 10 dicembre 2023. Dall'altra parte invece un Messina che nelle ultime due giornate ha rallentato una corsa verso i playoff che procedeva in modo spedito. La squadra di Modica, dopo aver iniziato il 2024 con una sconfitta, ha poi raccolto ben 5 vittorie e un pareggio. Inizia subito il match con quest'occasione per il Brindisi al minuto 4, lasciato andare da Michele Mausso alla ricerca del decimo gol in stagione, ma gli equilibri si spostano poco dopo la mezz'ora con questo destro violento di Marco Zunno,
che trova il quinto gol stagionale dopo la rovesciata al Picerno, lo fa bellissimo anche contro il Brindisi. Avanti il Messina al Fanuzzi con questo destro non trattenuto da Ivan Zaio. È 1-0 per la squadra di Modica. Brindisi prova a reagire subito e lo fa pochi secondi dopo con questo destro lasciato andare da Marcello Trotta. Ha trovato poco spazio il centravanti del Brindisi nel primo tempo, prima frazione che si chiude con il risultato di 0-1. Nella ripresa parte subito forte il Messina e dopo 5 minuti raddoppia così il Messina di Modica con Antonino Ragusa che trova il primo gol in stagione, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. 2-0 per il Messina al Fanuzzi. È partita messa in cassaforte, almeno solo per pochi secondi. Il Brindisi troverà il gol del 2-1 poco dopo. Questo intanto il colpo di testa di Vantaggiato, gran riflesso di Fumagalli, ma ci sarà fuori gioco. E questo invece il gol del 2-1. Palla messa dentro, esce male Fumagalli, anticipa Malik Opola. Primo gol anche per il classe 2004 del Brindisi, arrivato dalla Carrarese, giocatore di proprietà della Carrarese, ritornato qui a Brindisi. Rimette le cose a posto in parte per il Brindisi al minuto 54. Un Brindisi che ci crede. Serie C Now, volano dei cartellini in panchina. E pochi secondi dopo si rende pericolosa ancora la squadra di Ciro Danucci con questo colpo di testa pericolosissimo. Ci prova ancora Emmausso, questa volta con la spalla, senza successo però. Il Messina alla... il Messina la chiude definitivamente al minuto 74. Rientra sul destro e calcia a giro sul secondo palo, ancora Marco Zunno, terzo gol nelle ultime due partite, uno più bello dell'altro. Il Messina mette in cassaforte i tre punti, portandosi nuovamente sul più due. Il Messina che punisce così il Brindisi, altra ripartenza letale della squadra di Modica. E nell'ultimo periodo ha un giocatore veramente in uno stato di forma incredibile. Messina a un passo da sfatare il tabù, siciliani che non vincono qua dalla stagione. Cinquanta, questa l'occasione del Brindisi nel finale, non è sfruttata da Malik Opola. Un pieno recupero, altra occasione sul destro di Marco Zunno, ma cala il sipario al Fanuzzi. Vince il Messina per 3-1, torna alla vittoria la squadra di Modica che torna a vincere al Fanuzzi e sale a quota 39 punti in classifica.